Come ho detto l'altra volta, ora con Calzona io la speranza di arrivarci in Europa ce l'ho. Al Napoli conviene che vadano più avanti possibile tutte le squadre. Innanzitutto perché hai delle dirette concorrenti che continuano il percorso in Europa. E allora signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi in questo venerdì abbastanza povero lato Napoli siamo qui riuniti per parlare un po' delle altre italiane. Oggi c'è stato il sorteggio di Europa League e di Conference League. Parliamo un pochino di questi sorteggi, vi dirò un po' la mia, visto che oggi mi andava di fare un video, però lato Napoli non c'è praticamente niente di nuovo in attesa della partita col Cagliari, quindi ci mettiamo qui a parlare delle italiane. Prima di cominciare però, mi raccomando, like preventivo, iscrivetevi al canale e attivate poi la campanella, è tutto gratis, dovete spendere giusto 10 secondi esagerando. E scrivetemi poi nei commenti cosa ne pensate di questi sorteggi, se è andata bene alle italiane o se è andata male. Detto questo, cominciamo. Partiamo dall'Europa League. Allora, ragazzi, diciamo che in generale non sono andati proprio benissimissimissimo questi sorteggi. Il Milan, diciamo che ha avuto anche un bel po' di culo, diciamo la verità, perché il Milan è stata una delle ultime squadre a essere stata sorteggiata ed erano rimaste Bayer Leverkusen e Slavia Praga, quindi senti lì in quel momento sentivo proprio la strizza dei milanisti che si stavano cagando sotto, che dicevano è loco, e mo pigliamo il Bayer Leverkusen, e invece hanno preso lo Slavia Praga, che ragazzi, cioè, credo che sia una delle più non dico scarse, perché in Europa le squadre scarse non ci sono, però è sicuramente quella più affrontabile insieme allo Sparta Praga. Sparta Praga che ha beccato il Liverpool, quindi diciamo possiamo già dire che il Liverpool è i quarti di finale, quindi il Milan sicuramente è stata la squadra più fortunata, ha beccato il sorteggio più facile tra le italiane. Ragazzi, lo Slavia Praga, cioè, sta lì, onestamente, con tutto rispetto per lo Slavia Praga, però era arrivata direttamente agli ottavi di Europa League perché era arrivata prima nel girone con la Roma, e giusto Mourinho poteva non arrivare primo in un girone composto da Slavia Praga, Servette e, se non sbaglio, anche Ludogorets. Quindi diciamo che lì ci sarebbe dovuta essere la Roma agli ottavi e non lo Slavia Praga. Però sappiamo che con Mourinho sono successe cose. Quindi io, vabbè, grattatevi voi milanisti che state ascoltando. Però, cioè, se si esce con lo Slavia Praga, veramente, io fossi al posto vostro non uscirei più di casa. Certo, questo Milan non è che dà tantissimissimissima sicurezza, specialmente in difesa. Era più forte il Rennes, secondo me. Quindi, per me, il Milan passa e va ai quarti. Poi dopo abbiamo l'Atalanta. Diciamo l'Atalanta è quella che si posiziona nella, diciamo, intermedio, difficoltà intermedia, mettiamolo così, perché prende lo Sporting, un club portoghese. I portoghesi sappiamo che sono squadre sempre ostiche, però c'è da dire che l'Atalanta l'aveva già beccata nei gironi e ci aveva anche vinto, quindi diciamo che è una sorta di rematch per l'Atalanta. Non credo che avrà tantissime difficoltà. Ho letto in queste ore che c'è però un problema calendario per l'Atalanta, perché tipo devono giocare 4 partite nel giro di 9 giorni, una roba abbastanza indecente. Poi non ho capito perché sta partita con lo Sporting la giocheranno di martedì e non di giovedì. Sta cosa non l'ho capita, onestamente. Comunque, sull'Atalanta io non credo che ci saranno tante difficoltà. Certo, lo Sporting è una bella squadra e c'ha tanti bei giocatori, a partire dalla punta, Gyökeres, che sta facendo gli sfracelli quest'anno, però, cioè, per me passa anche l'Atalanta. La Roma purtroppo è stata anche, diciamo, quella che ha avuto il sorteggio più sfortunato. Ha preso il Brighton, che per me era la peggiore da prendere dopo Liverpool e Leverkusen, il Brighton di De Zerbi. Io il Brighton quest'anno, cioè, da quando è arrivato De Zerbi, in realtà sto seguendo il Brighton, di una squadra sicuramente che gioca bene, che basa tutto, ecco, sul gioco, non ha questi nomi altisonanti, però il gioco di De Zerbi diciamo, va a migliorare questi calciatori. Il Brighton però è una squadra che ogni tanto ha dei blackout. Ha perso 4-0 contro il Luton, che è una delle ultimissime squadre in Premier League. Qualche pareggio col Wolverhampton, il Crystal Palace, cioè è una squadra che ogni tanto ha quelle battute di arresto che non ti aspetti. Sarà sicuramente una bellissima partita, ragazzi, perché Roma-Brighton penso che sia la partita più bella di questi ottavi. E
La Roma, cioè, può uscire come può passare. Non vedo qui una favorita proprio netta. Dico leggermente favorito il Brighton, però secondo me la Roma se la può cavare. È una partita da 1x2, cioè può passare veramente chiunque. Quindi sfortunata la Roma, però è la partita più bella secondo me di questi ottavi. Quindi per me Milan e Atalanta passeranno ai quarti. La Roma, non lo so onestamente, però se la gioca e sarà tanta roba guardare quella partita. Mentre per quanto riguarda le altre, beh, Liverpool è già ai quarti, così come il Bayer Leverkusen, questo Karabakh, la prima squadra della storia dell'Azerbaigian a raggiungere gli ottavi e si becca il Leverkusen. Peccato. Marsiglia-Villarreal la vedo abbastanza equilibrata. Tra l'altro Marcelino, allenatore del Villarreal, che in passato ha allenato anche il Marsiglia, quindi tornerà in Francia. Friburgo-West Ham pure secondo me abbastanza equilibrato. Diciamo che giusto il Liverpool, il Milan e il Leverkusen per me sono partite già scritte, e lo ripeto, non sto gufando, cioè per me passano. Le altre potrebbero esserci sorprese, sono abbastanza equilibrate. Quindi questa è la situazione dell'Europa League. Passiamo adesso alla Conference. Già vedo Ajax-Aston Villa, che poteva essere tranquillamente un'ipotetica finale. Bellissima partita questa qui. La Fiorentina, ragazzi, prende, cioè, gli è andata bene, gli è andata molto bene. Prende il Maccabi Haifa. I Juventini si ricorderanno di questa squadra. Anche qui, io penso che passerà senza troppi problemi. Ok, cioè, una squadra israeliana è modesta come squadra. Non credo proprio che qui la Fiorentina avrà tantissimi problemi a passare. Servette Pölzen. Può passare chiunque qui. Il Club Brugge contro il Molde penso che passerà. La Dinamo Zagabria contro una greca. Il PAOK. Le greche sono sempre squadre storicamente pallose. Olympiacos Maccabi Tel Aviv. Questa è una bella partita. Sturm Graz Lille penso che passerà il Lille. E poi c'è questo Saint-Gilloise contro il Fenerbahce, cioè, che è pure una partita interessante. Diciamo che in questi ottavi di Conference e Europa League ci sono tante partite interessanti. Due su tutte per me: Roma, Brighton e Ajax, Aston Villa. Non vedrò l'ora di vederle queste due partite perché sono abbastanza interessanti. Comunque qui, per me, la Fiorentina passa. Ora, ragazzi, approfitto dei sorteggi di Europa e Conference per collegarmi al Napoli. Perché? Perché diciamo che questi sorteggi sono stati abbastanza discreti in vista ranking per il posto addizionale in Champions League. Come ben sapete, l'Italia in questo momento è la prima squadra, la prima nazione per ranking. Ha ancora tutte e sette le squadre impegnate nelle coppe europee. E diciamo che questi sorteggi, ora dovremmo aggiungere anche le partite in Champions, però per esempio la Lazio 1-0 contro il Bayern, troppo poco per, diciamo, per restare tranquilli, quindi lì secondo me è ancora in pericolo la qualificazione per la Lazio. L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Atletico, quindi anche lì il Napoli ha pareggiato. Diciamo che in Champions sono tutte qualificazioni ancora a rischio. Il rischio di perdere squadre dietro l'angolo. E noi, ragazzi, ora parlo per il Napoli, no? Parliamo un attimo del Napoli. Cioè, al Napoli conviene che vadano più avanti possibile tutte le squadre. Innanzitutto perché hai delle dirette concorrenti che continuano il percorso in Europa. La Roma sta lì, che sta lottando insieme a noi per un posto europeo, quindi conviene che vada avanti. Conviene che vada avanti anche l'Atalanta. Ho visto il calendario dell'Atalanta delle prossime 6-7 partite, da un calendario molto tosto, ha una serie infinita di scontri diretti, quindi potrebbe essere interessante. Poi la Lazio, speriamo che passi contro il Bayern. Diciamo che tutte le nostre dirette concorrenti, che al momento si trovano in alto in classifica rispetto a noi, stanno in corsa per l'Europa e speriamo che vadano avanti il prima possibile, sia per tenerle bene impegnate e quindi potenzialmente potrebbero perdere punti in campionato, e anche per una questione del ranking, perché noi comunque, raga, come ho detto l'altra volta, ora con Calzona io la speranza di arrivarci in Europa ce l'ho. A oggi tu hai 6 punti dal quinto posto se vinci il recupero mercoledì col Sassuolo, e hai nel finale di stagione lo scontro diretto col Bologna, quindi tu potenzialmente saresti a 3 punti dal quinto posto. Ovviamente il Napoli deve fare un filotto quasi. Non dico che deve vincere tutte e 13, però io ad esempio ho detto ieri: nelle prossime 4 mi aspetto 10 punti. Nelle prossime 4 c'hai Torino, Sassuolo, Juve e
e Cagliari, quindi io 10 punti me li aspetto in queste prossime 4 partite. Se fai già 10 punti e in contemporanea le altre sopra cominciano un pochino a scricchiolare, è già più ragionevole pensare a un'Europa League o un quinto posto. Ecco, quindi noi dobbiamo fare il nostro e in contemporanea anche le altre devono fare il loro, e speriamo poi che durante il campionato queste squadre tipo Atalanta, la Roma, la Lazio perdano un po' di punti per strada. Però diciamo che dal punto di vista del ranking UEFA stiamo per il momento messi abbastanza bene. E quindi ragazzi, questo era tutto sui sorteggi di Europa e Conference League. Vi lascio con una notizia flash, perché è uscito il report allenamento del Napoli e Osimhen è in dubbio per la partita contro il Cagliari, perché ha la febbre, uno stato influenzale accusato ieri, quindi è da considerare in dubbio per la partita contro il Cagliari. Però se è un'influenza non credo che ci saranno tantissimi problemi. Velocemente ragazzi, giusto tre paroline su questa storia di Kvara. Ho letto su vari giornali che Kvara addirittura rischierebbe una multa e una panchina punitiva per essere uscito contro il Barcellona. Un po' triste, posso dire la verità, no? A me sembra leggermente esagerata sta cosa, no? Cioè, stai giocando un ottavo di Champions League contro il Barcellona, mi sembra normale che un giocatore esca non proprio contentissimo. E cioè, la reazione di Kvara, allora, Kvara non è che ha fatto una reazione così incredibile, così palese, come magari lo fece, ne so, contro il Genoa, che disse a Garcia ma che fai, cioè non ha fatto quella roba, è uscito a testa bassa come chiunque farebbe, specialmente in una partita di Champions League contro il Barcellona. Cioè, mi sembra che si sia leggermente esagerato con questa reazione, con questo caso. Ma quale caso? Non c'è nessun caso Kvara, raga. Non costruiamoci sopra un caso che non esiste. È uscito a testa alta, dispiaciuto per la partita. Poi sicuramente nello spogliatoio si saranno chiariti. Non c'è stata nessuna reazione clamorosa da parte di Kvara, per quanto mi riguarda. Quindi sta storia della panchina punitiva e della multa mi sembra onestamente una gran cazzata. Detto questo, fatemi sapere ragazzi la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, è tutto gratis, mi raccomando. Detto questo, domani è già pre-Cagliari-Napoli, vediamo se ci sarà la conferenza stampa, perché prima della conferenza stampa di Napoli-Genova, Lombardo, il grandissimo Lombardo, disse che non ci sarebbe stato il pre-Cagliari-Napoli, però c'era Mazzarri all'epoca. Adesso con un nuovo allenatore credo che sia abbastanza importante e necessario una conferenza stampa. Quindi ci vediamo domani se dovesse esserci la conferenza stampa. Sempre e comunque forza Napoli, e in questo caso forza anche italiane, perché a noi del Napoli, specialmente in un'annata del genere, un quinto posto potrebbe essere vitale.